Protesta del centrodestra oggi anche a Como, in piazza Cavour, in mattinata la manifestazione organizzata da Lega e Fratelli d'Italia, senza Forza Italia che nel capoluogo, contrariamente alla gran parte della penisola, non ha aderito alla protesta. Un flash mob promosso, come spiegato dai promotori, per portare la voce di lavoratori senza cassa integrazione, famiglie dimenticate, imprese a rischio chiusura, commercianti in difficoltà, studenti che navigano nell'incertezza e di tante realtà che subiscono le scelte sbagliate di questo governo. Abbiamo deciso di scendere in piazza oggi perché è la festa della Repubblica, quindi non è una sfida alle istituzioni, semmai c'è la volontà di utilizzare questa che è la festa di tutti quanti, perché è la festa della Repubblica, appositamente per lanciare dei messaggi. Noi non siamo evidentemente d'accordo con la politica economica di questo governo. Abbiamo deciso di scendere oggi in piazza al fianco dei piccoli e dei medi imprenditori, a fianco degli operatori turistici, a fianco dei commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti che non hanno ancora visto un euro di quanto promesso dal Presidente del Consiglio Conte. In questi ultimi mesi i provvedimenti del governo abbiano schiacciato fortemente famiglie, imprese, lavoratori, tutte le categorie, sono riusciti a far arrabbiare tutti e adesso era il momento di manifestare serenamente, tranquillamente, nel rispetto delle norme, ma tutto il disappunto di questi mesi. Non sono arrivate le casse integrazioni, non sono arrivate tutte le richieste che in particolare sono state fatte per il mondo della scuola. Ancora non abbiamo ripreso, non abbiamo una logica per poter riaprire veramente pienamente a settembre, garantendo ai nostri ragazzi un futuro migliore. Soprattutto poi per i bambini 0-3, io voglio dire che non è ancora stata pensata una linea guida per la ripresa. Stiamo parlando sia dei bambini che delle famiglie e anche dei lavoratori di questi comparti importantissimi, indispensabili.